Salve ragazzi e bentornati. Oggi voglio mostrarvi un circuito in cui potete allenarvi, che potete andare a fare con l'uso delle loop band. Ovvero, loop band sono questi elastici di forma circolare ad anello chiusi, che di resistenza diversa, che potete sfruttare per i vostri allenamenti. In particolare oggi andremo a vedere un circuito composto da tre esercizi. Avremo il primo esercizio Good Morning con elastico, secondo esercizio andremo a eseguire un piegamento sulle braccia con elastico, terzo esercizio un thruster con elastico. Ripeteremo il circuito per 12 minuti, l'obiettivo sarà quello di cercare di fare più giri possibili nel corso degli allenamenti. Per esempio posso partire con un minuto di recupero tra un giro e l'altro, ad esempio la prima sessione di allenamento farò 4 giri, poi il secondo allenamento partirò cercando di utilizzare 55 secondi di recupero, magari devo fare 4 giri e il primo esercizio e via così, vado a cercare di calare il recupero, in questo modo aumento il numero, totale di giri e ripetizioni fatte, il nostro corpo via via è sottoposto a un carico maggiore e cercherà di adattarsi. In questo modo il mio fisico migliora, la mia performance aumenta. Allora, andiamo pure a vedere i tre esercizi che vi dicevo. Abbiamo il primo esercizio, prendiamo questo elastico viola di media resistenza, andiamo a eseguire un good morning con l'elastico. Allora, vediamo un attimo l'esercizio com'è. Vado a posizionare l'elastico sotto i piedi, tengo i piedi a larghezza spalle un poco più, con le punte leggermente rivolte all'esterno. Mi accovaccio in basso, una posizione di squat, appoggio l'elastico sulla parte alta delle spalle, in questa posizione distendo le gambe, cercando di sentire tirare dietro le cosce, da qui tengo l'elastico, vengo su, contraggo forti i glutei, estendo, vado in posizione eretta. Piego leggermente le gambe, scendo col busto, fino ad arrivare circa con le spalle all'altezza del bacino, estendo di nuovo, inspiro, scendo e distendo. Questo primo esercizio, di cui andremo ad eseguire 10-15 ripetizioni. Secondo esercizio, abbiamo detto piegamenti, sempre con la nostra loop band. Allora passerò l'elastico sotto le mani, andrò a portarlo dietro la schiena, da questa posizione vado in ginocchio. Allora possiamo andare a fare i piegamenti o in appoggio sulle ginocchia oppure sulle punte dei piedi. Sulle ginocchia, quindi appoggio le mani, appoggio le ginocchia, tengo l'allenamento, devo scendere col petto in mezzo alle mani, inspiro, salgo, inspiro, salgo. Se voglio fare più difficile, come vi ho detto, vado sulle punte dei piedi, quindi questo secondo esercizio andremo a fare anche qua 10-15 ripetizioni. Poi abbiamo l'ultimo esercizio che andiamo a eseguire sempre con questo elastico di minore resistenza, ovvero un thruster con la nostra loop band. Allora, metteremo l'elastico sotto i piedi, piedi la larghezza spalle o leggermente maggiore, scendo in posizione di squat, porto l'elastico sopra le mani, mani col palmo rivolto in alto, da qui parto, poi all'anno vado a distendere, inspiro e scendo fino a 90 gradi, poi distendo. Anche qua andremo ad eseguire 10-15 ripetizioni. Quest'ultimo esercizio è veramente molto intenso, che ha lo scopo soprattutto di aumentare il battito cardiaco. Quindi ripetiamo, abbiamo questo circuito composto da tre esercizi. Primo esercizio, good morning con l'elastico.
Secondo esercizio, push up, piegamento al suolo con l'elastico. Terzo esercizio, abbiamo il thruster con l'elastico. Di ogni esercizio andremo a fare 10-15 ripetizioni, 3 esercizi in sequenza, recupero il primo allenamento 1 minuto, cerco quindi di effettuare più giri di ripetizioni possibili nel corso dei 12 minuti. Ogni allenamento andrò via via calando il recupero. Spero di essere stato chiaro, se ci sono dubbi non esitate a contattarmi. Buon allenamento, ci vediamo in un prossimo video.